Ciao ragazze, Ciao ragazzi, yeah! ben ritrovati sul canale di coppia Davide, Chiara Channel! Channel. Bene, collaborazione con Banggood. Ciao Ciao Alessia, Alessia. grazie mille. Cose sfiziose, belle per fare le challenge che tanto desideravate. Quindi abbiamo preso cose sfiziose per fare tante cosine di challenge e poi anche altre cose varie, insomma, così. Allora. Vi ricordo che tutti i link delle cose che vi mostriamo ve lo lasciamo fissato nel primo commento in alto. Inoltre c'è anche un buono sconto del 10% se volete acquistare. Anche quello lo troverete qui sotto nel primo commento fissato in E alto. non c'è pagamento di dogana. Bravo, bravo, vedo che ti trovo preparato. Grazie. Bravo, 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 bravo. Altre mie treccine. Iniziamo con il primo che è classico di Chiara. Costruzione dell'acchiappasogni. Come vedete, qua mi divertirò molto perché mi piacciono queste cose. Niente. Mi piacciono queste cose, dovrò solamente studiare. Praticamente queste sono le perline da stirare. Ha anche la, vedete il come si chiama, il piatto tondo, quello quadrato, tutte le istruzioni, ci sono i vari pezzi, tutti per poter comporre questo acchiappasogni qua. Quindi ci divertiremo insieme e faremo questo insieme. E qua ci sono le campanelline anche se si vogliono aggiungere. Che Poi. però, scusa, qua ci sono varie cose che si possono Sì, si costruire. possono fare tante cose, ma io voglio fare O questo. lei ha scelto l'acchiappasogni, ma come vedete qua si possono costruire molte cose. Poi, questo qui è arrivato con la scatola, sono praticamente le sfere di Newton, che facendo così. Bellissime, che ci sono tutti gli studi praticamente degli psicologi, cose così. Io ho sempre adorato queste sfere. Così per bellezza le ho prese da mettere in esposizione, molto molto carine. E niente, boh, non so, rilassa. Così qua mi sembra che lo fanno per fare l'ipnosi, una roba del genere, non lo so. Sì. Comunque sono carine, però si fa così, si fa una. Bello, Una tira l'altra come le bello, ciliegie. molto, è rilassante. Magari lo userò anche per fare un video ASMR. Passiamo a una cosa stupenda, mano robotica. Infatti adesso sto pensando, mi gratto la testa. E Guardate qua qua. ce n'è un'altra. Qui ce n'è un'altra dove gli faccio un bel pizzicotto. E io gli gratto i capelli. Con queste faremo la drink challenge. Praticamente proveremo a bere e non rovesciare, insomma, quello che è. Col bicchiere Comunque, di insomma, plastica. un sacco di cose. Perché questa, come potete vedere, aspettate che le spacchettiamo, via. Sono di plastica e non sono neanche allungabili, fra l'altro. Questa è più facile perché comunque ha l'impugnatura così, molto Anche carina. questa si può impugnare il bicchiere. Ciao! Logicamente di plastica, non di vetro, e per tutti quanti, adulti, bambini, facciamolo sul tavolo. Comunque consigliateci che challenge potremmo fare con queste mani qua, molto molto Lanciacandelotto per carine. Capodanno. Ci mettiamo una bella, un bel candelotto. Dai, carinissimo. Comunque consigliateci le Aspettate. challenge da fare, molto molto Guardate. carine. Il pru del naso, il pru della schiena. Vabbè. Però devo sempre pensare. E niente, nel link vi scriverò mano. Robotica. Mano robotica e questo come la definiamo? Pinza? Sì, ha un termine che adesso non mi Tenaglia? ricordo. No. Sembra un lecchiere del granchio. Sì, uguale proprio. Vabbè, mano robotica le scriviamo 1 e 2, sapete che sono queste. Mano robotica 1, mano robotica 2. Per intenderci bene. Mi stavo divertendo. Poi vi faccio vedere io una cosa. Sì, è una forma di dubbia entità, però Si riconosce. è una banana verde, perché gialla era finita. Guardate che cosa di particolare, è squishy e dentro tutte queste sfere È come quelli che avevamo gelatinose. preso Sono? rotondi, che Sì. ingoiavano le palline di gelatina.
Ti ricordi di... Questo lo userò per un video ASMR, perché sentite? Fa proprio un bel rumore, perché comunque è un antistress così, molto molto carino, insomma, con queste... Che rumore! Un pezzo forte! Bomba esplosiva, guardate bomba qua, bomba esplosiva ad acqua. Bomba d'acqua, non bomba esplosiva. Bomba d'acqua, bellissimo. Guardate qua, adesso ve la farò vedere. Cos'è un gioco di società praticamente, che tu devi fare delle domande, fai quello che vuoi e metti il timer e a un tot spruzza l'acqua. Allora, quindi, dentro ci sono le sue istruzioni cinesi. In cinese, ma dettagli. Faremo una challenge, ovviamente, e vedremo quando spruzzerà l'acqua che cosa succederà. No, ma ragazzi, guardate qua che roba. Bellissimo. Guardate qua che bella. Guardate che è fatta bene, è fatta da Dio. Qua si inserisce l'acqua. Allora, qua c'è il tappo, come potete vedere. Si inserisce l'acqua. Qua si inserisce l'acqua. Si va a richiudere. E da questi fuori qua che... Poi per accenderla, aspetta, mi sa che ci vanno le pile. Sì. Eh sì, ci vanno le pile qua sotto, che c'è anche il cacciavite, c'è anche la vite di sicurezza. E niente, poi dopo si schiaccia praticamente qua, che è la miccia, e dopo un po' esplode e qua ci sono questi bucherellini. Che... butta fuori il getto d'acqua. E penso che si aprano anche un po', perché hanno una specie di fessura che si apra. E poi praticamente ti schizza in faccia l'acqua. Ed è veramente molto molto simpatico. E poi guardate che bella, proprio fatta a forma bello, di veramente. Di bomba. Una bomba d'acqua, bellissima, pucciosa. Cioè, guarda qua il segno del play. Bello. Questa è proprio carinissima. Appena... saremo pronti. Bella, sapete veramente. Quanti scherzi con questa, che poi è bello da giocare con tutta la famiglia, attenzione. Pensa se invece ci metti il latte invece che possiamo l'acqua. Appoggiarla al centro del tavolo e da lì si inizia a giocare. Esatto, una cosa molto bella. Bella, sì, bellissimo. Veramente bella e fatta bene anche, bello anche da tenere, anche la scritta Bamma stile cartone, bellissimo. E poi da tenere sulle mobili, su una di, su sì. Una su una mensola, come così, come si può dire, come gioco, è un gioco, come insomma, da tenere, molto, molto, molto bello, bella. Bello. E ora passiamo al pezzo forte di questo haul. Ecco, guardate questo qua, così bello, calcio balilla da tavolo. Adesso ve lo farò vedere. Naturalmente era super imballato. Andiamo. Qua già che ci sono, qua già che c'è da montare la cosa. Adesso dobbiamo guardare un attimino le istruzioni e montarlo. Cinese. Aspettate che vi faccio vedere proprio. Che qua vedete, era imballato, ma ci sono, è tutto imballato. Guardate qua il campo. Che carino. San Siro, è arrivato San Siro a casa. Stadio Meazza. Qua altre scatole. Bene, la scatola è vuota. Ah, c'era questo. Non so che questo sia, serve a qualcosa oppure no, boh, non lo so. Quello non tieni, perderlo. Tiro qua. Allora, come potete vedere... Ok, ora lo montiamo e ve lo facciamo vedere una volta montato. Guardate la magia. Voilà! Bene, come vedete abbiamo montato il calcetto. Una volta montato, fateci caso, è la plastica. È molto carino, qua proprio ha i numeri per scorrere, il punteggio. La pallina, dov'è la pallina? Ce ne sono due. Le ho messe dentro perché sennò poi si perdono. Qua ci sono i pezzi, perché praticamente, cosa è successo? Abbiamo montato il calcetto. Guardate le manopole, troppo bello. Qua poi vanno a finire i terminali che sono qua. C'è tutto. Bisognava alternare, mettere i rossi che guardavano in faccia qua. E comunque questo lo faremo domani, giusto per farvi vedere che carino che è molto molto bello. Che appunto c'è la porta che esce la pallina, dov'è la pallina? Qua, ok, vabbè, molto è bello, c'è da giocarci a tavola. Vedi che manopole grosse confronto la normale.
Comunque sono molto carine. È molto sì, carino qua da fare punti. Così. No, sì, da tavolo, è carino, sì, è bello, è fatto bene, è strutturato bene, è bello massiccio. Stasera chi perde lava i piatti, cucina i pavimenti, lava tutta la adesso casa. Adesso ve lo facciamo vedere così, però ovviamente adesso va smontato di nuovo un lato e va rimessi giusti. Praticamente vanno rimessi giusti i calciatori, insomma, alternati. Bene, questo era il video in collaborazione con Banggood. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale di Coppia. Se no vi viene yeah, a prendere a casa. Tutti i link fissati nel primo commento in alto. Ciao!